questo è molto importante, perché? Perché nel momento in cui io ho eccitato la mia cellula orizzontale qua, inibisco il fotorecettore vicino e costruisco quella che viene chiamata la via indiretta, in cui io ho un centro e una periferia in opposizione di fase. Cosa succede nella via indiretta? Nella via diretta io ho il fotorecettore che si iperpolarizza e la cellula bipolare che, se è on, si depolarizza, se è off, si iperpolarizza. Però fa solo quello che gli dice il fotorecettore appena sopra. Okay? Se ci metto le cellule orizzontali, l'elaborazione cambia completamente, perché io ho la mia cellula bipolare qua, che se si attiva questo fotorecettore nella periferia, ok, cosa succede? Succede che io illumino la periferia, iperpolarizzo il fotorecettore, iperpolarizzo la cellula orizzontale, depolarizzo il fotorecettore al centro, ok, e vediamo che questa sia una cellula on, inibisco la cellula bipolare. Quindi che cosa mi costruisco? Mi costruisco un campo recettoriale complesso in cui i segnali che vengono dalla periferia hanno un effetto opposto a quelli che vengono al centro. In soldoni, in due parole, questa cellula bipolare risponde allo stesso modo all'illuminazione del centro e al buio alla periferia e viceversa. Quindi se io illumino il centro è come se mettessi al buio la periferia. Se metto al buio la periferia è come se illuminassi il centro, anche se al centro non c'è niente. Okay? Questo campo viene detto campo di opposizione centro-periferia. Perché? Perché la risposta della cellula bipolare mi può derivare direttamente dalla luce che arriva qua, ma indirettamente anche dalla luce che mi colpisce la periferia, perché attraverso le cellule orizzontali il segnale passa dai fotorecettori della periferia a quelli del centro e viene cambiato di segno. Okay? E questo è molto importante, lo vediamo tra un attimo, abbiamo praticamente finito, per vedere che cosa fanno le cellule gangliari e che cosa effettivamente noi vediamo. Perché il problema grosso è che tutto quello che abbiamo detto finora deve essere compresso di 100 volte per uscire dall'occhio. Noi adesso parliamo di problemi di memoria dei computer, ma i nostri sistemi sensoriali hanno dei constraint tecnici, se vogliamo, molto forti. Perché una cosa che dovrebbe far pensare è che noi abbiamo 125 milioni di fotorecettori, 126 milioni di fotorecettori e 1 milione di cellule gangliari. Quindi vuol dire che io devo far passare la stessa informazione che mi è presa da 126 milioni di fotorecettori a 100 milioni di cellule gangliari che mi portano lo stesso segnale al sistema nervoso centrale. Quindi devo comprimere più di 100 volte il segnale per mandarlo fuori senza perdere informazione. Questo non è facile da fare. Questo tipo di campi recettoriali però mi consente di farlo. E vediamo adesso come fa. Lasciamo un attimo da parte questa cosa. Arriviamo qua, alle cellule gangliari. Le cellule gangliari, a parte cominciare a generare potenziali d'azione, e anche lì ci sono altri problemi che tralasciamo, mi portano un segnale a opposizione centro-periferia. Cos'è questo segnale? Un segnale di contrasto. E perché mi consente di comprimere il segnale? Perché banalmente, se io ho questa cellula, questa è una cellula gangliare, ok? E questa è la risposta di una cellula gangliare e questa è la parte della retina dove è il suo campo recettoriale, ok? Giallo vuol dire che gli metto la luce, giallo lì non si vede benissimo comunque, e grigio vuol dire che lo metto al buio. Qua io ho messo al buio la periferia e al centro l'ho illuminata, qui ho illuminato solo il centro, ok? Qui il contrario, cioè se vedete che se io metto la luce al centro si eccita, se io metto la luce alla periferia si inibisce. Se io illumino sia il centro che la periferia, non passa nessun segnale, perché sono a opposizione. E il significato del campo recettoriale a opposizione centro-periferia è esattamente quello. Se io illumino sia il centro che la periferia, non mi passa nessun segnale. Perché? Perché vuol dire che nello spazio
In quel pezzettino lì di spazio non è cambiato niente rispetto a quello vicino. È il tipo di compressione che c'è nei file JPEG. Per cui se io ho in un file JPEG 100 pixel tutti uguali, invece di mandare per ogni pixel segnali RGB di rosso, verde e blu, X, Y, Z, me lo manda per il primo e poi mi dice per 100 volte è sempre uguale. Okay? E la stroke fa lo stesso. E la compressione dell'immagine, senza perdere informazione, può essere molto forte, perché questa immagine penso che spieghi bene cosa succede. Se io sulla retina vedo proiettato un'immagine di questo tipo, questi qua sono i campi recettoriali di diverse cellule gangliari. Queste cellule gangliari qua non mi danno nessuna risposta, perché questa ha illuminato sia il centro che la periferia, e questa ha al buio sia il centro che la periferia. Ok? Quindi qua queste due non mi portano nessun segnale. Chi è che mi porta segnale? Questa, che ha illuminato il centro e non la periferia, e questa, che ha illuminata la periferia e non il centro. Quindi questa sarà inibita e questa sarà eccitata. Il segnale che mi viene portato dalle cellule gangliari in realtà quindi è fatto così. Cioè mi dice, ok, da qua in fuori è tutto chiaro, da qua in dentro è tutto scuro, e finché non cambia qualcosa non devo più dire niente. Okay. E questo mi consente una compressione dell'informazione decisamente notevole. Okay? Vi devo dire un'ultima cosa per il processing dei sistemi retinici, che riguarda cosa succede quando io metto insieme i coni e i bastoncelli. Perché c'è un'ultima cosa che manca, poi abbiamo finito la retina. Che è cosa fanno i bastoncelli. Perché in realtà tutto questo funziona benissimo e mi consente di passare il segnale, ma c'è un grosso problema in regime mesopico. Perché? Perché in regime mesopico io ho il passaggio di consegne, se vogliamo, tra i bastoncelli e i coni. Ma qual è il problema? Il problema è che sono distribuiti in modo diverso, quindi la mia fovea non ha bastoncelli, la fovea centrale non ha bastoncelli, e la retina periferica ha pochissimi coni. Per cui io in regime mesoppico non ci vedrei tanto bene se fossero separati i due sistemi, perché i recettori sono in punti diversi, e quindi non riuscirei a vedere le stesse cose girando gli occhi in modo opportuno, perché il fotorecettore che sta nel punto A è al punto di saturazione e il fotorecettore che sta nel punto B è appena appena cominciato a funzionare, quindi non posso mettere insieme le due cose. Ci sono però dei trucchi che le mettono insieme. Questi trucchi sono a livello dello strato plessiforme interno, quello che non abbiamo ancora visto, cioè la sinapsi tra cellule bipolari e cellule gangliari. Ok? A livello di questo strato la trasmissione è un po' più semplice che non tra fotorecettori e cellule bipolari, perché è sempre dello stesso tipo, è sempre eccitatoria, però c'è una complicazione introdotta dalle cellule amacrine, che sono l'equivalente delle orizzontali dell'altro strato. Okay? Le cellule amacrine sono le cellule più diciamo enigmatiche della retina, nel senso che sono cellule che in buona parte non si sa ancora che cosa fanno. Ce ne sono 20-30 tipi diversi, usano tanti trasmettitori diversi, ce ne sono di dopaminergiche, di glicinergiche, di GABAergiche, di tanti tipi diversi. Di alcune di queste non si sa ancora assolutamente che cosa fanno, sono estremamente diverse anche tra specie e specie, ce ne sono alcune che c'è solo il coniglio, altre che c'è solo il gatto, altre che ci abbiamo solo noi, eccetera, eccetera. In generale si pensa che ottimizzino il funzionamento della retina, però sono sicuramente la cosa meno compresa della retina. Alcune cose però si sanno e si è visto che sono molto importanti. In particolare le meglio comprese sono le cellule macrine tipo A2, che sono queste cellule qui. Cosa da tenere presente è che le cellule bipolari di bastoncelli non contattano direttamente le cellule gangliari, mai, non c'è la sinapsi, quindi devono passare necessariamente per queste cellule macrine qua. Questo però è un vantaggio, perché cosa fa questa cellula macrina? Allora, prende contatto con la cellula bipolare del bastoncello, che è qua, quindi qui c'è la sinapsi, e poi a sua volta manda il segnale a chi? Alle cellule bipolari dei coni.
Okay? Quindi il segnale viene mediato per forza tra bastoncelli e i coni, perché alle cellule bipolari dei coni deve arrivare il segnale dei bastoncelli. Okay? Quindi in regime mesopico abbiamo già un po' risolto il problema, nel senso che i fotorecettori, se anche sono da parti diverse, vanno a finire poi sulle stesse cellule gangliari. Quindi il segnale lo integrano per forza perché arriva sempre lì. In più, il segnale dei bastoncelli va sia sulle cellule on che sulle cellule off, che sono qua. Ok? Il trucco è, ok, ma le cellule on e le cellule off mandano un segnale opposto, ok? Allora, la sinapsi che le cellule a macrine di tipo 2 mandano sulle cellule bipolari on è una sinapsi elettrica, quindi ovviamente è eccitatorio. E non c'ha problemi di livelli, perché la sinapsi elettrica tanto viene depolarizzato il pre, tanto viene depolarizzato il post. La sinapsi tra la cellula a macrina A2 e le cellule bipolari off è glicinergica, quindi è inibitoria, quindi cambia di segno a quel punto lì. Per cui le cellule bipolari dei bastoncelli, che sono tutte on, in realtà mandano sia segnali on che segnali off, in questo modo estremamente convoluto, ok? Che arrivano alle cellule gangliari che portano il segnale dei coni. Quindi queste cellule gangliari qua, quando la luce è poca, portano il segnale dei bastoncelli. Quando la luce man mano cresce, portano sempre meno segnale dei bastoncelli e sempre più segnale dei coni. Quando i bastoncelli sono saturati, portano solo segnale dei coni, ok? In più c'è un'altra cosa che è estremamente importante, è il fatto che le cellule a macrine A2 sono accoppiate tra loro, e questo accoppiamento, in modo complesso e non ancora completamente chiarito, è dipendente dalla quantità di luce diffusa. E questo è il motivo per cui quando io mi trovo in regime fotopico, quindi con tanta luce, questo accoppiamento è molto scarso. Quindi il mio campo recettoriale è piccolo, vedete, questi sono 100 micron. Qui io sto parlando, una cosa da tenere presente è che le cellule della via Midget sono fuori da tutto questo, quindi quelle mi portano il segnale dei singoli coni della fovea centrale e non si prendono dentro bastoncelli, punto. Okay? Qui stiamo parlando di fovea periferica e parafovea. Okay? Però i campi recettoriali, quando c'è tanta luce, sono piccoli, quindi io riesco a vedere dei dettagli molto piccoli. Quando la luce diminuisce, si accoppiano tra di loro le cellule a macrine A2, per cui c'è meno luce, ma io prendo il segnale da più recettori e in questo modo risolvo meno dettagli spaziali, ma ci vedo meglio. Okay? Quando la luce diventa molto molto bassa, i coni non hanno più niente da dire, l'accoppiamento torna a non esserci, qui siamo in regime scotopico, il campo recettoriale torna a essere piccolo. Per cui noi abbiamo, se vogliamo, il meglio in tutte le condizioni di illuminazione. Perché quando l'illuminazione è forte, il singolo cono mi basta per dirmi una cosa. Quando l'illuminazione man mano cala, io faccio un campionamento da un pool di recettori che man mano si allarga. Okay? Quando poi l'illuminazione diventa abbastanza bassa da far sì che il segnale mi arriva statisticamente da uno all'altro recettore e mi diventa importante riuscire a capire dov'è quella poca luce che c'è, stacco ancora questo accoppiamento e torno a essere sensibile alla piccola regione retinica. Okay? Questo è dovuto in parte alle cellule a macrine, in parte anche a un accoppiamento diretto tra fotorecettori, perché un'altra complicazione dei circuiti è il fatto che i coni, tramite contatti diretti, riescono a sentire parte del potenziale dei bastoncelli. Cos'è questa immagine? È un'immagine in cui è stato iniettato un colorante fluorescente in un cono e qua vedete che in condizioni normali questo segnale passa ai recettori vicini. I bastoncelli sono più piccoli dei coni come sezione, per cui quelli piccolini sono i bastoncelli, quelli grossi sono i coni. Cosa ho fatto qui? Ho dato un disaccoppiante delle gap junction. Quindi se io disaccoppio, se io chiudo le gap junction, quello che inietto nel cono resta nel cono. Se le lascio aperte, quello che inietto nel cono va a finire in tutta una serie di bastoncelli vicini. Quindi il segnale viene integrato a livello di fotorecettori, poi viene integrato ancora a livello di cellule gangliari, perché le cellule bipolari fanno tutti i loro giri crociati, e alla fine il segnale che mi portano le cellule gangliari, ancora una volta, è un segnale ottimizzato sull'illuminazione media, e che mi porta la differenza dalla media, se vogliamo. Okay? Quindi la prossima volta vedremo che cosa ci fa
il nervo ottico con queste informazioni. E adesso ci fermiamo.